Pomeriggio Amaranto. In Piazza Maggiore al Val di Chiana, Outlet Village, Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Pomeriggio Amaranto, che è stato caratterizzato dall'incontro e dal gioco, con tanto di premi finali, dei giocatori dell'Arezzo Calcio con tanti giovani. Arrivati in Piazza Maggiore per questo incontro con i loro beniamini. Riccardo Lucchetti è qui accanto a me, ripeto, direttore del Val di Chiana Outlet Village. Oggi siamo baciati dal sole, è venuta fuori una giornata splendida. Sì, non nego che ci siamo mossi anche noi un po' last minute con appunto l'allestimento del gonfiabile e pensavo una macumba contro la pioggia. No, quello non abbiamo ancora questi poteri, però sì, poi in realtà è venuta fuori una giornata meravigliosa, abbiamo una piazza piena di ragazzi che stanno giocando sotto il sole, quindi meglio di questo veramente non potevamo chiedere, quindi siamo veramente veramente contenti anche di questa clemenza climatica in questo aprile un po' a fasi alterne, diciamo così, però assolutamente assolutamente molto bene. Tra l'altro, ripeto, a piazza piena, penso dalla diretta Facebook si può notare tantissimi ragazzi che giocano, credo che siano un centinaio di ragazzi appunto delle scuole calcio, che per essere un paese di poche migliaia di abitanti credo che sia veramente strepitoso come risultato e come lavoro che questa società sportiva sta portando avanti, perché veramente, ecco, è un numero molto importante, un elemento di socializzazione. Non so se è stato detto anche prima, dunque una realtà come questa, appunto di poche migliaia di abitanti, il calcio diventa veramente un elemento di socialità molto molto importante, a prescindere dalla pratica sportiva, che fa sempre bene, insomma, quindi quello è veramente un aspetto positivo, insomma, e ci fa veramente piacere ospitarli in questa giornata. Noi facciamo ormai da 15 anni a questa parte, in maniera consolidata, oltre 4 milioni e mezzo di visitatori ogni anno, un numero veramente importante, abbiamo dei picchi soprattutto il fine settimana veramente importanti, attraiamo clientela da tutto il centro Italia, è un outlet ormai consolidato che ha 140 negozi. Tra l'altro ne approfitto anche per dire che da oggi fino a lunedì c'è una promozione importantissima, perché abbiamo il 30% di sconto su oltre 60 negozi aderenti, quindi con la collezione primaverile scontata, quindi anche le grandi opportunità di fare shopping e di fare dei regali per la Pasqua in questo periodo. Più è una bellissima struttura, un bellissimo posto, ci sono ristoranti, ci sono parchi giochi per bambini, ci sono i migliori negozi attualmente presenti nel mercato retail italiano, quindi meglio di questo non si può fare. Emiliano Testini, direttore sportivo dell'Arezzo, intanto grazie per essere qui in nostra compagnia. Emiliano, insomma, ne parlavamo prima, è una, diciamo, una stagione comunque da incorniciare, comunque vada, perché ho detto l'ho detto un sacco di volte, e questo gran parte del merito di questi ragazzi, ma soprattutto anche di questo allenatore, di Alessandro D'Alcanto. Questa squadra gioca veramente a calcio in maniera divina. Assolutamente sì, quindi il merito del mister e dei ragazzi che ogni domenica riescono a farci divertire e a farci veramente gioire in ogni partita, nel bene e nel male, quindi stanno facendo veramente le grandi cose e adesso arriva il momento più bello, quindi dobbiamo essere fieri e felici di quello che hanno fatto fino ad oggi. Alessandro D'Alcanto, allenatore di questa squadra che davvero gioca un gran calcio, questa lo dico sempre, la vittoria più bella. Sì, vabbè, il merito va comunque ai giocatori, perché alla fine in campo ci vanno loro, quindi sono contento che riescano a esprimere le loro qualità. Ci vuole anche la qualità, ma insomma ci vuole anche la convinzione di imporre e insegnare, diciamo, un calcio propositivo, e questo fa dell'Arezzo una squadra speciale. Sì, tentiamo di avere un'identità nostra, di andare a cercare di giocarci le partite con le nostre qualità. Siamo contenti del campionato che abbiamo fatto fino ad oggi, anche se alla fine mancano ancora 4 partite, con una che non giocheremo domani, e tentiamo di fare il meglio possibile, di scalare qualche posizione. Che facciamo domani? Stiamo in poltrona a sperare che qualcuno davanti segni un pochino il passo. Sì, domani vinciamo di sicuro intanto, poi chi segna? Vediamo se qualcuno perde qualche punto. Un pomeriggio di divertimento, un pomeriggio intenso, davvero grazie alla disponibilità e allo spazio del Val di Chiana Outlet Village, grazie anche a questo
connubio, questa ormai matrimonio che è stato celebrato tra la società sportiva Aresso e il Valdichiana Outlet Village. Ma è stato un bellissimo pomeriggio, devo dire, insomma, tanti bambini, tanti giovani, dei giocatori dell'Arezzo veramente disponibili, quindi devo dire che è stata veramente una bella serata. Abbiamo giocato, sono stati dati dei premi, abbiamo fatto tante foto, ripeto, i giocatori dell'Arezzo veramente molto molto disponibili, quindi credo che sia stata un bellissimo momento di aggregazione, un bellissimo momento di socializzazione e di sport.